Benvenuti alla Pala Unimol di Campobasso, 22esima giornata del campionato di Serie B, girone F, calcio a 5. In campo la CUS Molise affronta l'Atletico Cassano, Atletico Cassano che viene da 3 vittorie consecutive, la rincorsa alla zona playoff è ancora viva per la squadra del duo Vitulli Bellecchia. Atletico Cassano che quindi vuole cercare di centrare il risultato pieno qui su un campo comunque difficile dove hanno vinto soltanto Giovinazzo e Isernia, le due squadre che sono prima e seconda nel campionato di Serie B. Mancherà Alemão, questa sicuramente una delle chiavi della partita. Sono già in campo le due formazioni e allora possiamo interagire con Clemente Calabrese. Clemente, come dicevamo, gara importante, Atletico Cassano che viene da 3 vittorie consecutive, ma mancherà Alemão, una delle chiavi di questa partita. Beh certo, gara assolutamente da vincere per il Cassano, qui non si può sbagliare se si vuole mantenere contatto con i playoff. Chiaramente l'assenza di Alemão non potrà passare inosservato, perché Alemão è un giocatore che ti può risolvere le partite anche da solo, anche avendo giocato in categorie superiori. Quindi un'assenza che pesa, speriamo che il collettivo e gli altri calcettisti sapranno comunque non farlo rimpiangere e in ogni caso potrà comunque arrivare la vittoria. Quello che ci auguriamo per tutti gli amici che ci seguono in tutta la Puglia e da Cassano, infatti salutiamo anche il direttore generale Mimmo Vitulli che ci segue da casa. Alemão che porta in dote 20 reti in questo campionato nonostante sia stato alcune volte vittima di infortunio, quindi non ha partecipato a tutte le gare, ma prima andiamo a leggere gli effettivi con l'Atletico Cassano che ha a disposizione Di Benedetto, Satalino, Volarig, Giustino, Barbosa, Vera, Le Monache, Chico, Shannamblo, Kevin, Grieco e Lorusso. Dall'altra parte invece Cus Molise con il tecnico Marco Sanginario a disposizione, Passarelli, Delia, Campanella, Perez, Gonzales, Caddeo, Di Stefano, Montanaro, Ferrante, Cioccia, Lombardi, Pietrunti e Joao Alonso. C'è anche Da Lauro, il secondo portiere, c'è solamente un dubbio perché sono 13 giocatori, però al referto ne aveva riportati 13. Cus Molise, scelta dell'ultimo secondo, vedremo chi non farà parte della lista dei 12, lasciata poi all'arbitro, agli arbitri che sono Davide Fardelli della sezione di Cassino, Alex Iannuzzi della sezione di Roma, il cronometrista e Fabio Capaldi della sezione di Isernia, gli sponsor Carl Sbrau, Gold Gym, Dotto Reca Solutions e Melior Club. Partita da qualche istante la gara tra Cus Molise e Atletico Cassano. Cus Molise che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con la casacca rossa, 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie, un pareggio nell'ultima gara, quella importante di Barletta di sabato scorso per i ragazzi di San Ginario, un collettivo composto da molti ragazzi molisani ma anche da 2 stranieri, un brasiliano, e ci riferiamo a Joao Alonso, e uno spagnolo, Perez Gonzales Gori Carlos, Gori il soprannome dello spagnolo nato vicino a Cordoba, a Las Quemadas. E allora possiamo andare in cronaca diretta con il pallone giocato da Joao Alonso, poi con il numero 5 e Perez, ancora lo spagnolo, palla che non passa perché c'è Claudio Barbosa, poi Chico, Shannamblo per Kevin che prova la conclusione di destro, anzi di sinistro, la palla termina fuori di poco. Comincia subito con questo tiro in porta del Cassano la partita dei ragazzi del duo Vitulli Pellecchia. Occhio a Joao Alonso, prova il tiro sul rimbalzo col destro, la palla termina alta sulla traversa. Dicevamo Clemente, Cus Molise sicuramente una squadra da temere in casa perché solo 2 sconfitte con il Giovinazzo e con l'Isernia, per il resto la squadra ha sempre portato punti qui al Pala Unimol. È una squadra che poi ha in questo ragazzo numero 17 Brevilinio, Joao Alonso, e nello spagnolo i 2 stranieri da tenere sott'occhio. Sì, assolutamente, questi 2 calcettisti sono
i più pericolosi, come dicevi tu, però è un collettivo che sicuramente non gioca un cattivo calcio a 5, tutt'altro, una squadra molto organizzata, ben messa in campo tatticamente, quindi sarà difficile secondo noi, almeno nella fase iniziale, magari per il Cassano trovare il giusto viatico per diciamo scardinare questa solidità difensiva. Chiaramente ora sarà al duo Pellecchia Vitulli ai calcettisti magari trovare la chiave giusta per poter chiaramente scovare ove ci sia il punto debole magari della retroguardia dei padroni di casa, cercando di portarsi in vantaggio, perché ripetiamolo ancora una volta, oggi c'è solo un risultato per il Cassano, deve vincere e non si può fallire. Ci ha provato due volte Chico, una volta è stato schermato, ora occhio alla conclusione di Giovanni Alonso, la risposta del portiere Michele Di Benedetto che a mano aperta disinnesca la conclusione del brasiliano. Dicevamo, ci ha provato due volte Chico lo spagnolo con due conclusioni dalla distanza, nella prima trovato un muro davanti, un muro rosso, poi nella seconda la palla è terminata alta sulla traversa, ora la risposta del Cus Molise con questa conclusione di Joao Alonso che è stata ben parata da Michele Di Benedetto. E allora riparte la formazione barese con Chico Arias, la palla per Ciannamblo, troppo lunga, scomoda per Claudio Barbosa, la rimessa laterale per i ragazzi di San Ginario. Tra l'altro Clemente parlava appunto del buon assetto difensivo, bisogna sicuramente citare il portiere Da Lauro che ha avuto anche una piccola parentesi in Puglia con la Fuente Foggia, una brevissima esperienza in A2 con la formazione di Michi Grassi, poi è tornato a casa, è tornato in Molise con l'Isernia l'anno scorso, con l'Isernia che ora sta vincendo il campionato ed è vicinissimo alla conquista del campionato di Serie B. Palla gestita col petto da Di Benedetto, poi Ciannamblo, Chico Arias prova a puntare l'uomo, torna indietro, va da Barbosa, ancora Barbosa, il giro palla dell'Atletico Cassano, Chico Arias dal versante di sinistra, centrale per Ciannamblo, prova il filtrante Ciannamblo, la deviazione di Joao Alonso, non ci arriva, Da Lauro con numero 1 il portiere del Cus Molise, sulla deviazione che ha ingannato lo stremo difensore della Cus, palla al centro, c'è Chico, deve controllare la palla che rimane bloccata tra i piedi dello spagnolo, allontana la Cus Molise, occasione ghiotta qui per la squadra del duo Pellecchia Vitulli, buona occasione qui del Cassano col pallone che è rimasto tra i piedi di Chico, però sono già almeno tre le occasioni avute dal Cassano, sintomo che la squadra la squadra cassanese ha la viva intenzione di vincere la partita e cercare di sbloccarla il primo possibile. Beh, dici bene, assolutamente, non avendo scelta, avendo un solo risultato da poter conseguire, gli ospiti devono iniziare a spingere il piede sull'acceleratore in fase offensiva sin da subito, magari anche rischiando qualcosina dietro. Ma un Cassano che deve essere, occhio a Barbosa, prova la conclusione, schermata, un Cassano che deve essere molto molto reattivo e presente in fase offensiva, non deve assolutamente lesinare qualsiasi tentativo lì davanti. E noi mandiamo la pubblicità, c'è il time out. Subito chiama il time out San Ginario per cercare di dare indicazioni dopo la spinta dell'Atletico Cassano di questi primi minuti. Palla che viene gestita ora da Andrea Coccia, altro ragazzo molto interessante, 16 gol per lui all'attivo in questo campionato. Joao Alonso, poi la palla si perde ancora
nella metà campo dell'Atletico Cassano, è andato giù per qualche secondo João Alonso, si è ripreso lo scontro con Kevin. Chicco, Shannamblo, ancora Kevin, va a sinistra da Chicco, d'esterno il pallone, cambia ancora corsia, Shannamblo, Barbosa, Chicco, buono il pallone per Shannamblo, la palla colpita quasi perfettamente col piatto da Shannamblo, troppo larga, termina fuori. Questa volta Chicco ha sbarcato Shannamblo, mentre ora Barbosa prova a rubare il pallone a Coccia, lo aiuta Chicco, però anche dalle intuizioni dello spagnolo possono arrivare occasioni interessanti come questa conclusione di Shannamblo terminata fuori. Assolutamente, ripetiamo, il collettivo del Cassano è organizzato in ogni reparto, ovviamente i giocatori stranieri. Occhio a Barbosa, cerca lo spazio per il tiro, poi Shannamblo, Kevin, palla fuori. Dicevo, chiaramente i giocatori stranieri, avendo anche un background importante, avendo fatto categorie ancora di più spessore, possono dare, ovviamente senza nulla togliere agli altri, quel quid in più che potrebbe essere decisivo ai fini del risultato finale. Attenzione a Chicco, Shannamblo, Kevin, ancora Chicco, già messo un paio di palloni molto buoni all'interno dell'area, ci prova con il sinistro, la palla termina sulla parte esterna della porta, difesa da Da Lauro. Peressa, João Alonso, Chicco tocca, palla che termina fuori, rimane in zona offensiva la squadra molisana, che reduce, come dicevamo, dal pareggio 3-3 in quel di Barletta. Le reti di Iodice, Garzia e Pagnussat hanno risposto proprio gli stranieri, due reti di Perez, una di Alonso. Perez che tra l'altro è arrivato nel mercato dicembrino. Intanto Passarelli prova la diagonale, la palla termina di poco fuori. Bisogna stare anche attenti, Clemente, alle ripartenze dei piccolini, perché tra João Alonso e Passarelli, occhio soprattutto alla rapidità ed esecuzione di questi due elementi della formazione in casacca rossa. Sì, attacco brevilino, dicevi bene, gente sgusciante lì davanti che può essere pericolosa, anche se dobbiamo dire fino ad ora, tranne un bel intervento di Benedetto, pericoli seri il Cassano non ne ha chiaramente ricevuti, però la prudenza ovviamente deve essere sempre maggiore, perché la sorpresa in negativo per il Cassano potrebbe materializzarsi in qualsiasi momento, quindi sicuramente grande vitalità lì davanti, ma grande attenzione anche bisogna metterci in difesa. Coccia, palla per João Alonso, poi Passarelli, cambia corsia al volo Coccia. Di Benedetto attento e strappa gli applausi del pubblico del Palaunimol, la bella conclusione volante del numero 10 Andrea Coccia, un ragazzo, come dicevamo, che ha segnato 16 reti, un classe 95, ragazzo quindi molto giovane. Intanto sono passati quasi 7 minuti, 6 e 40 al tabellone luminoso. Intanto riparte dalle retrovie la Cus Molise, palla per João Alonso, dietro per Passarelli. Ben schierato il Cassano, prova a passare la squadra di San Ginario con grande difficoltà, però bloccati gli spazi per Cus Molise, e allora riparte l'Atletico Cassano con Chicco, poi Kevin, Barbosa. Grande stagione per Barbosa, che lui infortunato per un bel periodo, si fece male se non erro a Potenza, però ha messo in fila 18 reti il numero 7. Passarelli, ma il pallone è uscito, l'ultimo tocco di Kevin Mendes. Yanes,
intanto per dare a citare anche gli altri risultati, finita già una partita, quella tra Capurso e CMB, che per i tifosi del Cassano non è andata bene, perché la CMB, che si trova al terzo posto ora con 45 punti, ha vinto 12-5 in casa del Futsal Capurso, mentre sono cambiati due risultati: Giovinazzo in vantaggio 2-0 con la Zuri Conversano, Canosa e Ostuni pareggiano 1-1. Da Lauro, palla che viene allontanata dal portiere della Cus Molise. Palla che termina fuori, rimessa laterale per l'Atletico Cassano. Sciannamblo, Chico, ancora Sciannamblo. Chico, buono l'appoggio per Barbosa, però leggermente impreciso. João Alonso, la pressione dei ragazzi del duo Viduli Pellecchia, che sta sicuramente dando i suoi frutti, perché il Cus Cassano fa fatica poi a ripartire, perché il pressing biancoceleste è asfissiante, Clemente. Sì, assolutamente, è un pressing sempre più ficcante, però chiaramente ci vorrebbe maggiore concretezza da parte degli ospiti lì davanti, e chiaramente per cercare di portarsi in vantaggio. Tanto Atletico Cassano che riparte, palla per Sciannamblo, dentro per Barbosa sul palo, Claudio Barbosa, poi ci prova Sciannamblo, palla fermata, Kevin subito recupera dietro per Di Benedetto il pallone che va a profondo a pescare Barbosa. Il palo di Barbosa, chiamato maggior concretezza, la concretezza è arrivata con questa conclusione di Claudio Barbosa, che ha colpito il montante. Assolutamente sì, Barbosa è andato vicino al vantaggio, magari a furia di tentarci il palo più avanti si potrà trasformare nella prima realizzazione appunto dell'Atletico Cassano, che comunque, ripeto, deve cercare di rendersi ancora più ficcante, perché costruisce bene in fase di pressing, è anche molto positivo, però chiaramente deve arrivare questo gol che potrebbe un po' magari cambiare gli equilibri e l'inerzia di questo match che comunque al momento è ancora piuttosto bloccato, perché il Cus Molise non sta demeritando sostanzialmente in fase difensiva e appunto non lesina qualche ripartenza. Ora ci ha provato la squadra biancorossa con questo passaggio di Luca Caddeo, che è entrato in campo. Intanto c'è stato il cambio, fuori Barbosa, dentro il capitano Walter Vera, che è entrato a far parte del quintetto. Chico va da Vera, appoggio per Sciannamblo, ancora Vera, Chico, tu per tu con Passarelli, il duello lo vince il numero 2 del Cus Molise. E allora Coccia, Perez, Passarelli, fuori Coccia intanto. Perez, entrato con il numero 7 Antonio Di Stefano, il capitano. C'è fallo qui, Atletico Cassano che può ripartire, ha rubato il pallone però a Vera da Perez, dietro la sfera per Passarelli. Passati i primi 10 minuti di questa partita, non va Di Stefano, Kevin, tanto fuori Passarelli, dentro con il numero 11 Lombardi, altro giocatore che è arrivato a dicembre oltre a Perez. Perez cerca lungo linea Caddeo, palla lunga rimessa dal fondo per l'Atletico Cassano. Chico, poi Sciannamblo per Chico, deve cercare di spostare il pallone, non riesce,
però a tenerlo. Gus Molise che è pressata soprattutto in quella zona del campo dai giocatori del Cassano, rimedia una rimessa dal fondo subito battuta la squadra di San Ginario, uno che qui al Gus Molise, che tra l'altro squadra che è stata creata, ha cambiato denominazione quest'anno, l'anno scorso era la Win ADV Campobasso, sempre in Serie B, e questa è la terza stagione per lui a Campobasso. Occhio a Kevin, c'è il fallo su Kevin, il giallo per Di Stefano, netto qui, perché Kevin era diretto verso la porta, è stato fermato da Di Stefano, fallo e ammonizione. Sì, tutto è nato da una fase di disimpegno sbagliata da parte del calcettista del Gus Molise, si stava involando Kevin verso la porta e avrebbe potuto siglare la rete del vantaggio, e quindi c'è stato questo fallo, diciamo, inevitabile da parte del giocatore dei padroni di casa. Ora vedremo che sviluppi potrà avere questo calcio di punizione. E noi andiamo in pubblicità. Allora, calcio di punizione per l'Atletico Cassano, intanto cambia un altro risultato e questo interessa da vicino la squadra cassanese, con il vantaggio del Barletta in casa del Ruvo, un risultato che mantiene, anzi in questo momento con il risultato di 0-0 qui allunga il divario tra i barlettani e i cassanesi, al momento sono 5 i punti che separano le due squadre, ma ovviamente è ancora presto per trarre conclusioni sulla classifica. Seguiamo questo calcio di punizione con Walter Vera sul punto di battuta, in aria ci sono Chico e Mendez, vicino a Vera c'è Shannamblo. Vera appoggia su Chico di prima intenzione, Di Stefano si fa perdonare, va a schermare questa conclusione dello spagnolo, e allora riparte l'Atletico Cassano, lo fa con Chico. Kevin per Walter Vera, dietro per Shannamblo, ancora Chico si accentra, prova a dividere in due la retroguardia del Gus Cassano, però troppo lungo il pallone per Fabrizio Shannamblo. Si riparte allora con il Gus Molise che attacca. Gianluigi Ferrante è entrato da poco sul parquet del Palaunimol. Di Stefano, Ferrante, Caddeo, si appoggia lateralmente a un compagno, si trattava del numero 11 Lombardi, palla profonda che termina fuori. Kevin, ancora Kevin, poi Shannamblo, tratto sul parquet Onofrio Le Monache, tocca il suo primo pallone, intanto si fanno sentire i tifosi dell'Atletico Cassano che sono arrivati qui col pullman della squadra, anche a dimostrazione del gruppo unito e compatto, una delle cose più belle in casa Atletico Cassano. Un'unica grande famiglia, quella biancoceleste, che ora cercherà di trovare il gol del vantaggio. Le Monache ricevere il pallone, poi Kevin Vera, Shannamblo, Kevin Vera, palla per Kevin che deve proteggere il pallone, prova a calciare con il sinistro, vediamo se c'è la deviazione, c'è. E allora calcio d'angolo per l'Atletico Cassano. Cambia ancora il risultato, il Canosa in vantaggio 2-1 sull'Olimpico Ostuni. Questo è il risultato che arriva
da Canosa per la zona bassa della classifica. Ci prova Shannamblo con una bomba con il sinistro, palla che termina su un giocatore della Cus Molise, poi termina fuori Walter Vera, carezza il pallone, lo cede alle Monache. Vera, le Monache, Shannamblo, Vera, scattato Shannamblo, anzi le Monache, poi Vera prova la conclusione, anche lui col sinistro, non trova la porta. Siamo quasi a tre quarti di questo primo tempo, 0-0 il punteggio tra Cus Molise e Atletico Cassano, non si sblocca la partita. Buono l'intervento di Barbosa che può andare da solo, prova Barbosa con il destro di poco fuori, ancora una conclusione dalla distanza Clemente di Barbosa, però si fa fatica soprattutto a centrare la porta, anche perché tiene bene il Cus Molise, non fa avvicinare più di tanto i ragazzi del duo Pellecchia-Vitulli all'area di rigore. Sì, no, dicevamo bene, lo dicevamo anche nei precedenti collegamenti, interventi, il Cus Molise è molto molto attenta dietro e non è facile appunto trovare il pertugio giusto che possa condurre al vantaggio ospite. E gara si sapeva già in partenza, non semplice qui a Campobasso per Pico e Soci, che secondo me dovranno faticare non poco per portare a casa questo risultato, perché delle ultime uscite targate Vitulli Pellecchia forse questo è il primo vero test realmente probante e ostico da dover superare. Chiaramente ci auguriamo per la squadra ospite e per tutti i tifosi che ci stanno seguendo che questo successo possa giungere. Calcio di punizione Cus Molise, sul pallone Passarelli, ci prova lui direttamente, palla che rimane bloccata sui piedi di Barbosa. Vera prova a sbrogliarla senza buttare via la sfera, ci riesce cedendo alle Monache, la pressione da parte di Ferrante. Vera prova a ripartire l'Atletico Cassano, poi Satalino perde il pallone, Passarelli, Di Stefano, tanto 1-1 tra Manfredonia e Chaminade. Lombardi, buono il pallone dall'altra parte per Di Stefano, il palo era Ferrante, due pali, uno a testa. Questo è stato però molto pericoloso con il diagonale di Ferrante, pescato molto bene dal compagno. Si è riuscito a coordinare bene il pivot della squadra molisana, però ha trovato il palo. Palla che è passata sotto il corpo di Di Benedetto. Ma seguiamo l'azione dell'Atletico Cassano che prova a rispondere a questa sortita offensiva degli uomini di San Ginario. Palla di Vera per le Monache, poi Satalino. Satalino prova a pescare in mezzo un compagno, riparte però Passarelli, sbaglia Satalino, Passarelli davanti al portiere, calcia col destro dalla distanza, non ha voluto allargare il gioco, ha preferito calciare direttamente in porta, però come dicevamo Cus Molise che si è reso molto pericoloso con quel palo colpito da Ferrante. Assolutamente, Ferrante stava centrando il bersaglio grosso, parlavamo di sortite offensive del Cus Molise che potevano creare qualche imbarazzo alla retroguardia cassanese. Fino ad ora, tranne un intervento positivo di Di Benedetto, non c'erano stati pericoli davvero seri. In questo caso sì, perché ci è mancato poco che Ferrante portasse in vantaggio la sua squadra,
quindi Cassano. Occhio ancora a Joao Alonso, la conclusione di destro termina alta sulla traversa. Quindi Cassano che deve un po' cercare di registrare i meccanismi difensivi, perché abbiamo dedotto dall'occasione precedente che il Cush Molise è solido dietro, ma da non sottovalutare assolutamente anche lì davanti. Barbosa per numero 9, le Monache. Ancora Barbosa, lotta con Passarelli. Tanto secondo gol del Barletta in quel di Ruvo. Vantaggio Isernia a Potenza contro lo Shaolin. Punteggio che porta Isernia di nuovo stessi punti di prima, ovvero 11 dal Giovinazzi. Vera per Di Benedetto, alza la testa Di Benedetto, cerca profondo un compagno, si trattava di Onofrio Lemone, che riparte da sinistra il Cusso Molise con Joao Alonso. Aspetta un attimo, serve Passarelli, palla centrale per Montanaro. Passarelli, uno dei più pericolosi fino a questo momento, fa tutto da solo Passarelli col destro. Passarelli, palla non lontana dallo specchio della porta. 1.45 alla chiusura della frazione. Barbosa, Satalino, sempre 0-0 il punteggio qui a Cassano. Noi ricordiamo gli sponsor, che sono Carls Brau, Gold Gym, Dottorega Solutions e Melior Club. Satalino riesce a passare in tunnel, ancora Satalino in palleggio, va dietro da Vera per cercare di rifocillare l'azione, prova a calciare con il sinistro, Walter Vera, palla che termina fuori, la deviazione è biancorossa e allora rimessa per gli uomini di Pellecchia e Vitulli. Barbosa, Vera, ancora Barbosa, non riesce a passare, bravo qui Montanaro che strappa via il pallone al brasiliano. Montanaro prova a centrare in mezzo Joao Alonso, un po' di confusione, Satalino fa da totem lì in mezzo e va a contrastare il numero 7 del Cus Molise, ovvero Antonio Di Stefano, uno dei sempre presenti qui nel capoluogo molisano. Giocato anche con Five Campobasso, con appunto la Win ADV Campobasso, oltre che con un'altra squadra di Campobasso. Buono il movimento di Stefano, che nulla può però sul fisico di Satalino. 30 secondi ancora, poi andremo a chiudere la frazione con un commento di Clemente, che ovviamente andrà a chiudere anche la telecronaca del primo tempo. Siamo in diretta su www.eventindiretta.it, in contemporanea anche Sport 5 Putignano contro Just Mola, gara del campionato di Serie C2, girone C. Però ovviamente qui gioca l'accesso ai playoff, gara molto importante, come più volte ha rimarcato il collega Clemente Calabrese. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, 0-0 il punteggio, 8 secondi ancora da giocare. Possibile che l'Atletico Cassano cerchi il tiro in porta. Barbosa 7-6, non passa, 4 secondi, ancora 4 secondi di patrimonio per i biancocelesti per tentare la conclusione in porta. Dall'altra parte Satalino non ci arriva, 2 secondi, però il possesso è per il Cus Molise. E finisce qui il primo tempo, 0-0 il punteggio, non tanto spettacolo, gara importante soprattutto per l'Atletico Cassano, squadre molto attente e due pali per parte. Diciamo che ovviamente c'è ancora qualche leggero tatticismo tra le due squadre. C'è una partita
possiamo definirla bene così, bloccata un po' tatticamente, hanno forse entrambe paura di sbagliare, di fare errori decisivi, perché andare sotto non è facile né per una né per l'altra, perché poi recuperare sarebbe ancora più ostico, perché il Cosmolise, non dimentichiamolo, deve comunque guadagnare punti preziosi in chiave salvezza, di contro il Cassano deve cercare di andare ai playoff. Quindi vedremo un po' se nel secondo tempo ci sarà meno tatticismo e più spettacolo, e quindi ne conseguirebbero anche più gol, da vedere. Va bene, allora noi ricordiamo per l'ultima volta gli sponsor che vedrete ora passare in sovrimpressione, ovvero Carlsbrau, Gold Gym, Oreca Solutions e Melior Club. Vi diamo appuntamento fra qualche minuto per il secondo tempo di Cosmolise Atletico Cassano. Siamo pronti per il secondo tempo di Cosmolise Atletico Cassano, 0-0 il primo tempo, e comincia in questo momento la ripresa da sinistra a destra. Il Cosmolise, primo tempo, come abbiamo detto, sì, ci sono state delle azioni interessanti, soprattutto i due pali colpiti da Barbosa per l'Atletico Cassano e da Ferrante, quello più pericoloso per il Cosmolise, però squadre che stanno difendendo bene, grande difficoltà per arrivare al tiro se non dalla distanza. Ora ci prova Barbosa, la sterzata va da Chico, metto giù Barbosa, Satalino, allora riparte dalle retrovie l'Atletico Cassano, che è sceso in campo come starting five di questo secondo tempo con Di Benedetto, Satalino, Kevin, Barbosa e Chico. Dall'altra parte invece da Lauro, poi con il numero 7 di Stefano. Occhio intanto all'Atletico Cassano che viene fermato dal numero 2 Passarelli. Campo anche Perez che ora rischia di perdere il pallone. C'è anche col numero 11 Lombardi, sempre per il Cosmolise. Sono passati già 60 secondi effettivi, ora 70. Cosmolise che prova a sfondare con questo lob controllato in un primo momento di testa da Lombardi, poi perso dal laterale Michele Lombardi, classe 83. E allora Clemente, secondo tempo, come dicevamo, c'è bisogno di ingranare la marcia più alta per cercare di scardinare il muro rosso del Cosmolise per l'Atletico Cassano, che ha subito cominciato buttandosi davanti questo secondo tempo. Sì, assolutamente, un Cassano che è totalmente proiettato in fase offensiva, perché deve cercare il gol prima possibile. Qui a campo basso il pareggio non basta, e quindi a costo di prestare il fianco a qualche potenziale contropiede, Chico e Soci devono dare tutto in questi 20 minuti effettivi, oramai 18 e 10 che mancano alla conclusione. Allora Di Stefano prova a passare su Kevin, però porta il pallone oltre la linea laterale, sarà rimessa per i biancocelesti dell'Atletico Cassano. Noi ne approfittiamo anche per citare gli sponsor, che sono Carlsbrau, Gold Gym, Dot Oreca Solutions e Melior Club, che avete visti passare con le nostre slide tra primo e secondo tempo durante i time out, i nostri amici che permettono l'organizzazione di questa diretta dal Pala Unimol di Campobasso. Passarelli, pressato da Kevin, si libera del pallone, la regala all'Atletico Cassano, il pallone poi per Satalino, Barbosa, Kevin, ancora Satalino, Chico, Satalino, Kevin,
prova a passare Chicco, palla in mezzo, Kevin per l'1-0 del Cassano, il vantaggio della squadra di Vitulli e Pellecchia, è come se tu l'avessi chiamata Clemente, la rete del vantaggio con questa spaccata, davvero un bel esercizio di stile da parte del brasiliano che segna la sua settima rete in questo campionato ed è arrivato da dicembre. Beh, l'abbiamo chiamata perché chiaramente il Cassano non aveva alternative, conosciamo il carattere di questa squadra perché oramai la seguiamo. Attenzione, attenzione dall'altra parte, pallone che scende pericolosamente sulla testa di Di Benedetto, però termina la sua corsa oltre la porta. Intanto aggiornamento da Ruvo, Ruvo 0, Barletta 3, questo è il risultato che cambia, sono cambiati anche gli altri risultati, 4-1 Futsal Canosa Olimpico Ostuni, 0-0 tra 1-0 ora tra Cusmolise e Atletico Cassano, 3-0 Giovinazzo sulla Azzurri Conversano, 2-2 Manfredonia Chaminade, 0-1 Shaolin Isernia. Questi sono i risultati provvisori, girone F, campionato di Serie B, con il Cassano che è passato da poco in vantaggio con la rete di Kevin. Calcio di punizione per il Cusmolise. Fallo, primo fallo dell'Atletico Cassano in questo secondo tempo, permette al Cusmolise di beneficiare di questo calcio di punizione. Intanto fanno festa i tifosi del Cassano sugli spalti del Palaunimol di Campobasso. Perez va da Di Stefano, dietro il pallone per Da Lauro, tende un attimo, poi serve Perez, buono il contrasto di Chicco che tiene lì il pallone. Errore qui della Cusmolise, allora Chicco, Kevin, non funziona lo scambio. Ritorna in possesso di palla Cusmolise, il pallone calciato con l'esterno da Lombardi, non sorprende Di Benedetto, palla da una parte, portiere dall'altra, ma il pallone è fuori misura. Mischiato un po' qui la squadra di Pellecchi e Vitulli. Chicco, Barbosa, buono il passaggio per Chicco, arriva in rimonta Passarelli che anticipa lo spagnolo. Di Stefano elude Chicco, non passa però il filtrante Kevin. Controlla Chicco, poco lucido qui lo spagnolo. Questi secondi. Joao Alonso, il brasiliano, rientrato sul parquet per il Cusmolise. Riceve il pallone, a due di fronte, prova a passare su Satalino. Almeno il doppio Satalino rispetto a Joao Alonso. Barbosa, Satalino, Barbosa, Satalino, Kevin, partito Chicco, l'ha visto Kevin, anticipato però da Di Stefano, di testa Passarelli, palla per Perez, è partito Joao Alonso, Perez prova a sbarcare Kevin che però è attento e allora è costretto a ripiegare su Passarelli lo spagnolo Perez. Benedetto tiene il pallone, Chicco, Satalino, Barbosa, ancora Satalino, Kevin, Chicco, lo scambio, palla larga a destra per Barbosa, poi Satalino con un po' di difficoltà, ultimo tocco a favore dell'Atletico Cassano che ora cerca il raddoppio. Partito ancora Chicco, l'assist di Mendes, prima è stato Chicco a servire Mendes per
Kevin Mendes per il vantaggio dell'Atletico Cassano. Joao Alonso prova a passare, trova ancora di fronte Satalino, e in questo caso Clemente può essere velocissimo e sgusciante, però sul fisico di Satalino, che è almeno il doppio di Joao Alonso, è davvero difficile passare. Sì, assolutamente, assolutamente. Differenza di peso e di fisico notevole, e chiaramente anche in questo caso la fisica naturale non si è sbagliata, quindi i chili maggiori hanno avuto il vantaggio. Intanto Chico prova ad accentrarsi, Chico rientra con il destro, cerca uno spunto personale, alla fine viene raddoppiato, perde il pallone e la rimessa sarà biancorossa. Sì, dicevo, insomma, fase del match adesso molto delicata, perché il Cassano è passato in vantaggio. Ora ovviamente non deve abbassare la guardia, perché Coach Molise di contro sarà chiamato gioco forza a doversi scoprire, perché dovrà rischiare qualcosa alla ricerca del pareggio. Quindi guardia alta da parte del Cassano, e subito pronti magari a poter pungere con qualche contropiede che potrebbe essere a questo punto magari letale per il risultato finale, perché insomma Molise, se si scopre, Cassano deve cercare di raddoppiare. E allora noi andiamo leggermente in pubblicità, giusto qualche secondo, poi rientreremo sul parquet della Pala Unimol. Allora, calcio di punizione per il Coach Molise, Joao Alonso sul pallone, 2-0 il punteggio dei falli, il numero dei falli 2 per il Cassano, 0 per il Coach Molise, e va Joao Alonso alla battuta, palla centrale per Coach. Satalino, Joao Alonso ci mette il piede, palla che termina fuori. Chico, Satalino, ancora Chico. Satalino di prima cerca Shannambo, buon il passaggio di testa per Chico, che ha un po' di spazio, cede a Kevin con una finezza. Satalino, Chico, Satalino. Ancora Chico, costretto ad indietreggiare di qualche metro l'Atletico Cassano sulla pressione molisana. Palla ributtata nella metà campo del Cus Molise. La palla termina oltre la linea laterale. Sarà rimessa per i biancorossi. Ferrante. Passarelli. Pallone è uscito. Provato questo passaggio particolarmente acrobatico, Passarelli verso Joao Alonso, il pallone è terminato oltre la linea rossa di demarcazione della linea della fascia laterale del campo. Shannamblo, Chico di prima, cerca Kevin, chiede il fallo Kevin per una spinta di Joao Alonso, l'arbitro però lascia proseguire. Allora dall'altra parte con il numero 6 Caddeo lo ferma Shannamblo, palla persa dal calcettista dell'Atletico Cassano. Cioccia, ancora il numero 10, non controlla Ferrante, poi ripesca il pallone Joao Alonso. Cerca il guizzo, va a destra da Cioccia, davanti a lui Chico, Cioccia rientra con il destro, torna indietro. Ferrante, Satalino, palla centrale! Che pallone sprecato qui da Luca Caddeo!
palla alta sulla traversa, qua ha rischiato tanto l'Atletico Cassano. Assolutamente, inserimento centrale di Caddeo, posizione invidiabile per calciare in porta, era magari forse anche più facile farlo che sbagliarlo. Fortunatamente per gli ospiti la palla è terminata alta, pericolo scampato, ma assolutamente il Cassano non deve concedere queste occasioni e questi inserimenti centrali a pochi metri dalla porta, perché stavolta è andata bene, ma non può andare sempre così bene. Tra l'altro, come già dicevi, ora gioco forza, il Cusso Molise si sta cercando di segnare la rete dell'1-1, sbilanciandosi anche un po', ma fino a questo momento non ha rischiato granché la squadra di San Ginario, mentre siamo quasi al giro di boa, 11 minuti e 22 la conclusione, è qui Di Benedetto, è piazzato su Joao Alonso, anche qui ha corso un rischio l'Atletico Cassano. Di Benedetto che però si è fatto trovare pronto, ma seguiamo questo calcio d'angolo, palla fuori per Cioccia, Cioccia ci prova dalla distanza in due tempi, Di Benedetto blocca subito dall'altra parte, vuole il pallone per le Monache che calcia, botta e risposta, da una parte il Cus Molise, dall'altra l'Atletico Cassano, con due conclusioni interessanti, però come abbiamo già visto ha rischiato moltissimo soprattutto sulla conclusione di Joao Alonso, che è stata intercettata da Di Benedetto ben posizionato sulla linea di porta. Ma seguiamo Satalino che prova la conclusione deviata di testa da Caddeo, palla alta sulla traversa, stiamo entrando in una fase importante del match, gli ultimi 10 minuti, infatti le squadre stanno accelerando, Chicco, poi Shannamblo prova a piazzarla con il sinistro, palla che termina fuori da Lauro per Cioccia, Cioccia va da Caddeo, Joao Alonso, Ferrante, Cioccia, Joao Alonso, Caddeo, Satalino di gran carriera torna sul pallone, permette all'Atletico Cassano di recuperare il possesso, c'è il fallo, calcio di punizione segnalato dal signor Iannuzzi di Roma 1, primo fallo della Cus Cassano, del Cus, scusate, Molise in questo secondo tempo. Le Monache, viene fermato col fallo, la seconda volta netto qui. Noi ne approfittiamo per ricordare gli sponsor che sono Carlsbrau, Gold Gym, Melior Club e Dottor Eka Solutions, i partner di questa diretta, www.eventindiretta.it, e occhio perché domani sarà una giornata davvero interessante con almeno 5 match che trasmetteremo in diretta sul nostro portale, dalla promozione alla terza categoria, tutto il calcio dilettantistico pugliese. Cioccia, Joao Alonso, la palla alta sulla traversa, non c'è stata la deviazione, Joao Alonso che ha calciato però è arrivato un po' scordinato al momento della battuta, Joao Alonso che però si va a riprendere il pallone, è partito il brasiliano per vie centrali, non c'è sostegno, allora fa tutto da solo il flipper tra il brasiliano e le Monache, ultimo tocco di Joao Alonso, riparte la formazione biancoceleste, lo fa con Onofrio, le Monache, Chicco, l'accelerazione di Chicco che calcia addosso a Di Lauro, Cioccia dall'altra parte, poi Satalino prova a recuperarla, Di Benedetto, sarà calcio d'angolo. Clemente, molto brevemente, ora come dicevamo si entra nella fase calda perché capovolgimenti di fronte, azioni molto più rapide, più veloci e un risultato che ora è fermo sull'1-0 ma non va dato assolutamente per scontato. Assolutamente, perché ripetiamo, il Cus Molise è molto vivo lì davanti, ha creato già più di un'insidia e quindi i pericoli sono dietro l'angolo, Cassano deve alzare la guardia, occhio a Cioccia, intanto deve alzare la guardia e non deve dare nulla per scontato perché un gol e calcio a cieco può... ora ha provato a calciare Gianluigi Ferrante, ancora un errore sotto porta e come dicevi non bisogna abbassare la guardia, ma Cus Molise che sta sbagliando davvero tanto lì davanti. Sì, assolutamente, ora
le occasioni sprecate dai padroni di casa cominciano ad essere decisamente numerose e l'imprecisione è oggettiva da parte dei padroni di casa. Cassano che ora è un po', come dire, in difficoltà nel gestire questa situazione, però non deve perdere la calma perché al momento è ancora in vantaggio, quindi deve serrare le fila in fase difensiva e deve riprendere a rendersi pericoloso davanti, perché è da qualche minuto che non crea alcun tipo di pericolo al portiere di casa. Occhio a Cioccia davanti all'area di rigore, disinnescata questa azione offensiva da parte di Shannamblo, poi le monache allontana. Intanto qualche risultato che arriva dalla girone F: parte il Cassano, Canosa 5, Ostuni 1, Ruvo 0, Barletta 3, Giovinazzo 3, Conversano 1, Manfredonia 2, Chaminade 2 e Shaolin Potenza 1, Isernia 1. Occhio al Cus Molise, ci ha provato Passarelli per vie centrali, Sadalino, riparte l'Atletico Cassano, palla dall'altra parte per Shannamblo, prova a calciare con il sinistro, trova la deviazione e trova anche il calcio d'angolo e arriva anche il time out e noi andiamo in pubblicità. E allora 0-1 in favore dell'Atletico Cassano qui al Pala Unimol di Campobasso e Cus Molise che sta attaccando a testa bassa alla ricerca del gol del pareggio, ma fino a questo momento è stata abbastanza imprecisa la squadra di San Ginario. Zona d'attacco per l'Atletico Cassano, battuto il calcio d'angolo, palla di Barbosa, non passa. Di Benedetto, lungo, palla che rimbalza sul muro alle spalle di Da Lauro. Passarelli, palla per Peressa, Di Benedetto ancora una volta chiude il muro, chiude lo specchio, anzi alza il muro per l'Atletico Cassano. Buonissima la prova fino a questo momento dell'ex portiere della Bisceglie Cioccia, poi Perez, Passarelli, Perez cercato, Ferrante, palla controllata male dal pivot. Noi ricordiamo gli sponsor che sono Carl Sbrau, Gold Gym, Dottore Casolutions e Melior Club. Occhio alle monache, la sportellata di Cioccia, riconquista il pallone la formazione biancorossa. Passarelli, Cioccia, Ferrante, prova a cambiare passo, Ferrante lo fa benissimo, trova l'esterno della rete, bellissima accelerazione qui di Gianluigi Ferrante che trova però la parte esterna della porta. Bisogna riallineare anche la porta perché è stata spostata dal tiro di destro del giocatore del Cus Molise. Le monache, Shannamblo cerca Barbosa, corregge di testa la traiettoria del pallone, la cede però a Da Lauro, riparte Passarelli per Cioccia, la chiusura da parte di Shannamblo. Gara molto sentita, 6.53 alla chiusura della partita. Cioccia prova lui l'accelerazione dalla corsia di sinistra davanti a Kevin, Passarelli, poi Perez, ancora lo spagnolo cerca per vie centrali di passare, Di Benedetto centrale ammorbidisce il pallone, poi lo fa suo con le mani, Di Benedetto cerca Barbosa, di testa Cioccia sfrutta i centimetri, poi Passarelli riceve il pallone da Perez, sbaglia però Kevin Barbosa, la scivolata di Passarelli che va a contrastare il brasiliano Claudio Barbosa.
Fino a questo momento decide la rete di Kevin, la settima marcatura con la maglia dell'Atletico Cassano. Barbosa, palla che viene forse deviata, no, invece non c'è stato nessun tocco, rimessa laterale per i biancorossi. Cioccia che cede subito a Passarelli. Perez, Cioccia, Ferrante, il giro palla del CUS Molise alla ricerca del varco giusto. Ferrante, Passarelli, pressato da due uomini, bravissimo Barbosa a rubargli il pallone, ancora Barbosa insiste dalla parte sinistra, viene chiuso bene da Ferrante, rimessa laterale per l'Atletico Cassano. 5.45, le grida che forse sentite in sottofondo sono di Di Benedetto, ci prova Shannamblo con il sinistro, la palla che termina alta sulla traversa, anzi al lato. E ora Clemente, l'Atletico Cassano prova ad uscire anche dal guscio, quale si era tra virgolette rintanata per qualche minuto, prestandosi anche agli attacchi del CUS Molise. Ma assolutamente, deve farlo necessariamente, perché a furia di rintuzzare gli attacchi della squadra di casa poi finisci con il soffrire oltremodo, e quindi deve provare a ripartire a distanza. Bravissimo qui intanto le Monache, deve provare a ripartire, dicevo, a distendersi davanti, a tenere comunque palla su, il che ti permette di ovviamente renderti pericoloso magari provando a fare il gol dello 0-2, ma anche evitando ovviamente di correre pericoli in difesa che potrebbero essere veramente negativi in questo momento, anche perché mancano 5 minuti alla fine e ora deve stringere i denti assolutamente la squadra ospite, perché deve necessariamente portare a casa questi 3 punti. Gara molto equilibrata, CUS Molise che è Sanginario in particolare che non sta neanche pensando in questo momento, almeno così ci sembra, al portiere di movimento, anche perché il rischio di poi subire gol è abbastanza alto, visto che l'Atletico Cassano davanti molto pericolosa, nonostante in questo momento scarseggi dalle parti appunto di Dalauro. Joao Alonso cercava pallone, Perez non lo riceve, con una spaccata di Benedetto, poi Perez lontano dalla porta, ancora CUS Molise, ancora Michele Di Benedetto, portiere dell'Atletico Cassano, che come abbiamo già detto fino a questo momento uno dei migliori in campo, è stato molto attento, anche un paio di parate spettacolari, ma soprattutto è stato sempre ben piazzato. Ricordiamo gli sponsor: Carls Brau, Gold Gym, Dottor Eka Solutions e Melior Club. Passa Perez, palla deviata da Shannamblo, c'è il calcio di rigore per il CUS Molise. Qui Clemente siamo dubbiosi, perché almeno personalmente mi è sembrato che il pallone abbia colpito il petto di Shannamblo. Però la palla era rapida, magari ci sbagliamo, qual è il tuo punto di vista? Per me, lo dico senza mezzi termini, non era calcio di rigore. Allora vediamo cosa succede, perché c'è Cioccia sul pallone, Cioccia contro Di Benedetto, 3.52 alla fine, 1-0 Atletico Cassano fino a questo momento, ma c'è questo penalty da battere. Poi ovviamente andando a rivedere la gara in differita sul nostro canale YouTube potrete capire con maggiore accuratezza se il pallone è stato toccato col petto o col braccio da Shannamblo. Intanto Cioccia contro Di Benedetto, parte Andrea Cioccia, la palla che buca Di Benedetto per l'1-1, CUS Molise che pareggia i conti con questo rigore dubbio, anche se dobbiamo dire che Shannamblo non ha protestato più di tanto, questo a volte qualcosa vuol dire, ma ripetiamo, un'idea più certa ce la si fa quando si va a rivedere a rallenti.
sì, indubbiamente comunque un'azione da rivedere. L'impatto visivo iniziale, intanto occhio a Passarelli, riparte il Kusmolis. L'impatto visivo iniziale era appunto di un non tocco con la mano, ma più con il petto, però a scanso di ogni equivoco andiamo a rivedercela, poi fugheremo ogni dubbio, insomma. Allora 1-1, 3 minuti e qualcosa in più, sono 15 secondi che mancano alla fine di questa partita che è partita in sordina, poi sono accelerati i ritmi nel secondo tempo, il gol del vantaggio firmato Mendez, Kevin, poi il pareggio ora di Cioccia sul calcio di rigore, per Cioccia tra l'altro è la rete numero 17, va a accostarsi a João Alonso in vetta ai marcatori del Kusmolis. Proprio João Alonso tiene il pallone, scivola, regala il pallone all'Atletico Cassano. Intanto 4-0 Barletta a Ruvo, 5-3 Manfredonia Chaminade, 3-1 Giovinazzo, ma questo lo sapevamo già, 5-2 Canosa sullo Stuni, e rimane 1-1, risultato sorprendente, Shaolin in potenza in Serbia. Partita di movimento con Kevin Mendez in maglia verde, ci prova Shannamblo, che risposta di Da Lauro, a terra intanto è andato Di Stefano. Che bella parata qui di Da Lauro, perché la palla si è abbassata leggermente, però è riuscito a intercettare, a capire la traiettoria l'estremo difensore che l'anno scorso ha giocato il derby, però non qui a Campobasso ma con la maglia dell'Isernia. Per 2 anni ha vestito la maglia dell'Isernia Da Lauro, in Serie B, esperienza anche in A2, stagione 13-14. Calcio d'angolo per l'Atletico Cassano con Kevin, poi Shannamblo, Barbosa, Shannamblo, Kevin, Shannamblo, ancora Kevin, palla dentro Barbosa, e la risposta di Da Lauro, che anche qui fa un miracolo perché si piega con le gambe, riesce a bloccare il pallone. Rimessa laterale, saranno 2 minuti e 10 di fuoco, perché con il portiere di movimento l'Atletico Cassano vuole vincerla, palla di Kevin dall'altra parte, poi le Monache, Shannamblo la alza troppo, palla sopra la traversa, dall'altra parte Da Lauro per João Alonso, il porto è tornato Di Benedetto, la giocata di Perez all'interno dell'area, Perez prova a giocarsela, Di Benedetto serra le fila, mette davanti la maglia verde al giocatore spagnolo. Sarà calcio d'angolo. Passarelli, Di Stefano, João Alonso. Alla profonda di Passarelli, di testa le Monache, poi Chico smista per Barbosa. Barbosa rallenta in modo tale da far entrare sul parquet Kevin. Un occhio al cronometro, 1 minuto e 22 sia da parte nostra che da parte di Kevin. Occhio a Barbosa, ci prova, viene fermato da Di Stefano, Chico, Shannamblo, Kevin, palla dentro, Barbosa deve girarsi, libera le Monache, la palla è ancora viva, le Monache, cerca Chico, che occasione qui per il Cassano che non ha saputo sfruttarla. Shannamblo per le Monache, Chico, 1 minuto, altri 60 secondi di tempo effettivo, palla per Chico, c'è Kevin largo, la palla per Shannamblo, visto Kevin, impreciso il passaggio, spreca un'occasione l'Atletico Cassano, a terra ci finisce João Alonso.
Noi ne approfittiamo per ricordare gli sponsor che sono Carlos Brau, Gold Gym, Dottor Eka Solutions e Melior Club. 0:49 alla fine, noi andremo fino alla fine, poi ovviamente il parere di Clemente Calabrese sulla partita, che in questo momento, vede le due squadre pareggiare 1-1. Si riparte con la rimessa laterale per il CUS Molise. Passarelli batte lui, palla che sorvola tutti, Di Benedetto, le Monache, Barbosa, palla che in qualche modo arriva a Sciannamblo, Sciannamblo per Chico, Chico per Barbosa, passano i secondi, 35, Sciannamblo, il pallone è uscito, la rimessa laterale per il CUS Molise, ancora mezzo minuto, possesso CUS. Prova Cioccia, attenzione al Cassano, sbaglia qui Chico, palla morbida per Perez, non passa, c'è il calcio di punizione invece, anzi si trattava di Ferrante, calcio di punizione, 22 secondi, possesso CUS, quarto fallo Atletico Cassano, calcio di punizione, e qui forse c'è stato l'errore di Chico che pensava di avere un compagno vicino e allora ha aspettato, non è andato a prendersi il pallone che è stato scippato da un giocatore della CUS Molise e quindi ha impedito la ripartenza che poteva essere letale dell'Atletico Cassano. Si riparte, Ferrante per Passarelli, vogliono far passare i secondi i ragazzi di San Ginario, ultimo tocco di Barbosa, 15 secondi alla fine, Cioccia lascia sfilare, 11 secondi, ultima possibilità per l'Atletico Cassano, si gioca il portiere di movimento, 11 secondi da rimanere incollati a smartphone, televisioni, computer, palla per Chico, Sciannamblo, Chico, passa il pallone, lo recupera il portiere del CUS Molise, poi Sciannamblo e si attende solo la sirena. Arriva la sirena, 1-1 Clemente. Quell'episodio ha deciso una gara che l'Atletico Cassano comunque dopo il vantaggio ha rischiato comunque di pareggiare. Sono tante le occasioni avute dal CUS dopo il vantaggio di Kevin. Pareggio tutto sommato direi giusto per quello che abbiamo visto in campo. Sì, sì, è chiaro. Guardando le occasioni avute dal CUS Molise, il pareggio ci sta perché comunque ne hanno avute abbastanza nel secondo tempo. Ovviamente in chiave casanese magari può dispiacere che queste occasioni non abbiano centrato il bersaglio grosso su azione e magari può dispiacere essere stati rimontati proprio su un calcio di rigore, molto dubbio, però ripetiamo, se dobbiamo isolare l'episodio del rigore comunque decisivo, dobbiamo guardare al resoconto totale delle occasioni avute, un pareggio che alla fine ci può anche stare. E ora il Barletta si allontana perché con il successo a Ruvo praticamente certo erano 4-0, si porta a più 5 la squadra di Ferrazzano sull'Atletico Cassano. Sì, è quarto posto che allontana, oggi era fondamentale vincere per rimanere incollati alla possibilità sempre più viva di arrivare al quarto posto. È vero che chiaramente c'è un'altra giornata da giocarsi sabato prossimo e quindi magari il Barletta può perdere punti e poi comunque la settimana ancora dopo c'è lo scontro diretto, però ovviamente un pareggio che ridimensiona un po' chiaramente le possibilità dell'Atletico di arrivare quarto, anche se sappiamo che nel calcio a 5
fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata non è mai detta. Qualora non dovesse riuscire a centrare il quarto posto, potrebbe provare la squadra di Vitulli a potersi qualificare almeno fra le quattro migliori quinte di tutti i gironi, in modo da accedere comunque ai playoff. Va bene, allora noi ci salutiamo. Clemente, 1-1 dicevamo il finale, a Kevin ha risposto sul calcio di rigore Andrea Cioccia. Sabato prossimo il Cassano in casa con la Futsal Ruvo, poi dopodiché il big match Barletta Cassano, come hai già detto. Grazie Clemente per essere stato con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Ultima volta, ultimo giro di sponsor con Carl Sbrau, Dottoreca Solutions, Gold Gym e Melior Club. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima per il calcio a 5 dell'Atletico Cassano, sempre in diretta su www.eventindiretta.it. Siamo con uno dei due tecnici del Cassano, tra poco avremo anche Gabriele Vitulli ai nostri microfoni. Iniziamo con mister Pellecchi. Ezio, oggi gara da vincere qui a Campobasso, purtroppo così non è stato, è arrivato un pareggio su una situazione decisamente dubbia, perché a noi in presa diretta è sembrato che il tuo calcettista avesse toccato di petto e non con il braccio. Tu come l'hai, oggettivamente e onestamente, come l'hai vista? Buonasera a tutti innanzitutto. Io l'ho vista come l'hai vista te, però ho parlato con l'arbitro alla fine e mi ha detto: guarda, l'ha presa col braccio e se non fosse andato la palla sarebbe andata fuori. Tanto possiamo stare a discutere, il risultato non cambia. La prestazione non è stata come quelle che abbiamo fatto fino ad ora. Oggi abbiamo un attimino, siamo andati, non abbiamo giocato benissimo, il primo tempo finito 0-0, abbiamo avuto la fortuna e la bravura di passare in vantaggio e da quel momento forse invece di rilassarci un po' di più ci siamo anche innervositi. Capita, stavamo andando bene, 3 vittorie, comunque su 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, sapevamo che qui era difficile. Loro il primo tempo ci aspettavano ai 7 metri e non siamo riusciti ad entrare, anche se qualche occasione abbiamo preso un palo con Barbosa dove la palla era praticamente dentro, ma abbiamo preso il palo. Dopo l'1-1 abbiamo forse giocato meglio, col portiere abbiamo giocato bene, abbiamo rischiato anche di far gol col portiere, è andata così, adesso vedremo i risultati avversari, però come abbiamo sempre detto dall'inizio dobbiamo andare avanti, per fortuna non abbiamo perso, siamo ancora imbattuti io e Gabriele, quindi continuiamo così, vediamo dove si va a finire, insomma. Parlavi di risultati, il Barletta ha vinto, eravamo a meno 3 prima di questa partita, ora siamo a meno 5, però possiamo ancora crederci? No, ci dobbiamo ancora credere, anche perché se non ci qualifichiamo come quarta dovremo cercare di qualificarci come una delle migliori quinte. Quindi noi l'abbiamo sempre detto, se il Barletta vince dobbiamo solo fare degli applausi, oggi hanno sfruttato l'occasione del nostro pareggio e loro hanno vinto, pazienza, eravamo in rincorsa, quando si rincorre non si può mai sbagliare. E oggi un attimino non è andata come doveva andare, come l'abbiamo preparata, sinceramente mi aspettavo di più, però pazienza, continueremo a non mollare, ad andare avanti, perché la speranza è l'ultima a morire, fino a quando la matematica non ci dice che non siamo qualificati, continueremo, cercheremo di consolidare il quinto posto in maniera tale da andare come una delle migliori quinte avanti. E un'ultima domanda, cosa avresti voluto che magari la tua squadra facesse, magari non è riuscita a fare? Sarebbe banale dire qualche gol in più, no? Perché così si vinceva la partita. No, sinceramente i ragazzi ce l'hanno messa tutta come sempre, sono stati poco ordinati forse questa volta, si sono fatti prendere dall'ansia come quella che avevamo avuto col Potenza, solo che poi avremmo riusciti ad andare e quindi poi la partita abbiamo dominata. Questa volta mi aspettavo dopo l'1-0 la stessa tranquillità, invece non è stato così, anche perché comunque loro non sono una cattiva squadra, in casa sfruttano questo campo molto grande come il nostro, quindi noi siamo abituati a giocare su questa superficie,
va dato atto anche che loro hanno giocato bene, hanno fatto la loro onesta partita, ci sono gli avversari, oggi non è andata così, pazienza, ci vediamo sabato prossimo con Rugo, insomma. Siamo con mister Vitulli, oggi intervista disgiunta, abbiamo sentito prima l'altro tecnico Pellecchi, ora sentiamo te Gabriele. Oggi peccato, perché sinceramente loro hanno avuto diverse occasioni nel secondo tempo, però magari dispiace un po' pareggiare su una situazione che a noi è parsa dubbia, un penalty, sinceramente lo diciamo senza timore, in presa diretta ci è sembrato tocco con il petto, però vogliamo sentire la tua opinione. Ma in generale diciamo l'analisi del pareggio va fatta anche alla luce di quello che l'avversario propone, cioè ci sono pareggi che possono essere negativi e pareggi che bisogna accettare anche per quanto fatto dall'avversario. Noi sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, il Molise è una squadra in salute, una squadra con delle buone individualità, una squadra che nell'ultimo periodo ha messo in difficoltà molti avversari, qui in casa ha sempre fatto bene, quindi sicuramente non ci aspettavamo di venire a fare la passeggiata. È stata una partita difficile, devo essere sincero, difficile, abbiamo creato anche poco rispetto a quanto si poteva, i ragazzi forse non hanno espresso tutto il loro potenziale. Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio con una buona intuizione di Kevin, che ha servito, ha fatto gol sulla buona intuizione. Ho dimenticato anche chi ha segnato, sinceramente, perché è stata una partita difficilissima la panchina per cercare di addrizzare. Comunque, al di là del gol, siamo in vantaggio, abbiamo sbagliato a gestirlo, magari perché potevamo raddoppiare, poi c'è stato l'episodio del rigore. Secondo me l'arbitro è stato un po' ingannato dal movimento di Shannamblo, perché la palla non l'ha colpita sicuramente sul braccio, l'ha colpita sulla spalla. Però forse il movimento a piegarsi di Fabrizio forse ha tratto in inganno l'arbitro, pensando a una volontarietà, quando in realtà lui cercava il pallone di respingerlo in una situazione pericolosa, la palla se ne sarebbe andata direttamente sul fondo. Quindi, però l'ha visto così, non lo dobbiamo accettare, anche perché poi magari Molise ci avrebbe fatto gol in altre situazioni. Bisogna accettare con serenità anche che l'avversario oggi ha fatto una signora partita e noi forse non siamo stati al 100% delle nostre potenzialità. Dicevi bene, escludendo l'episodio di rigore che poi rivedremo in differita, magari un Atletico Cassano che dopo il gol segnato forse si è abbassato un po' troppo e ha permesso magari alla squadra di casa di rendersi più pericoloso, magari ovviamente sarebbe stato più fruttifero cercare di rendersi ancora più pericolosi lì davanti. Ma sai, per esempio il primo tempo, dopo che abbiamo fatto 12-13 minuti molto bene, loro non ci hanno creato grossi problemi fino all'episodio del palo, e quindi abbiamo fatto un primo tempo a cercare di pressarli, però anche nel primo tempo ci sono state 2-3 situazioni in cui abbiamo sbagliato in difesa. Nel secondo tempo, dopo il gol, la scelta di abbassarci non è stata neanche frutto dell'improvvisazione, perché stavamo iniziando a soffrire un po' troppo le palle centrali, quindi avevamo cercato di organizzare la difesa in maniera tale che si riuscissero a chiudere di più le diagonali. In realtà oggi è stato veramente difficile dalla panchina, perché c'era molto molto nervosismo da parte dei ragazzi, cioè tutte le proposte che venivano fatte li lasciava un po', come dire, no, non dico interdetti, però avevano difficoltà a recepire certe istruzioni. Quindi secondo me c'è stata una serie di cause che hanno portato al pareggio, ripeto, che poi ci può anche stare, però oggi forse non eravamo né troppo tranquilli né troppo lucidi per capire quello che dovevamo fare. E il bello è che paradossalmente la lucidità l'abbiamo ritrovata gli ultimi 2 minuti col portiere di movimento, perché abbiamo creato 3 occasioni, quindi vuol dire che la testa comanda tutto. Quando si è tranquilli, o meglio, si sa al 100% quello che si deve fare, le cose si fanno bene. Quando magari può capitare qualcuno che interpreta in maniera sbagliata rispetto agli altri, ma la squadra tutta va in difficoltà. Comunque, nonostante il pareggio e la mancata vittoria, non drammatizziamo, perché alla fine è vero che il Barletta ha guadagnato altri 2 punti, c'è di nuovo a meno 5, però c'è ancora un'altra partita prima dello scontro diretto e ci sono delle altre, e comunque nel malaugurato caso non si centri il quarto posto, ci sono tutte le credenziali per poter arrivare almeno fra le 4 migliori quinte.
Beh, ci dobbiamo provare. Noi ci ripetiamo da quando siamo arrivati io e mister Pellec, che il tentativo era comunque di provarle a vincere tutte. Oggi purtroppo abbiamo trovato un ostacolo, quindi adesso abbiamo un po' più di pressione di vincere sabato sicuramente con Ruvo. Dobbiamo fare una partita diversa, perché anche il Ruvo è una squadra che ci può creare qualche fastidio, e quindi dobbiamo innanzitutto pensare a questa partita, poi c'è la sosta, poi penseremo anche al Barletta. Purtroppo dobbiamo lavorare anche in funzione della disponibilità dei ragazzi, sperando di recuperare anche Alemão. Oggi l'abbiamo tenuto a riposo per precauzione, perché non è ancora al 100%, però oggi per assurdo ci sarebbe stato molto utile, perché purtroppo primo tempo non siamo riusciti ad entrare molto col 4-0, secondo tempo ci abbiamo provato proponendo Kevin o Alemão anche davanti, però chiaramente le caratteristiche di Alemão non ce le ha nessuno. Oggi avrebbe fatto comodo, magari abbiamo sbagliato a mandarlo in tribuna, però col set di poi era sbagliato anche rischiarlo nel momento in cui non è al 100%.